Mamma ti guarda. Devi più vedere. Vittoria mia. Siamo ancora innamorati. Ci siamo andati. Tutto gira e tutto torna come era. Valeria stava girando a Napoli e ha fatto veramente uno strappo solo per essere qua. Noi la ringraziamo tantissimo, perché insomma un segno di attenzione verso di noi meraviglioso, e noi ci tenevamo a celebrarla per un film straordinario. E quindi partirei proprio da te, perché insomma hai trovato una regista che ti ha dato un altro grande ruolo, ma davvero ancora più al di fuori delle tante imprese che hai portato avanti, perché una donna con un dolore dentro enorme e anche, credo, difficile da interpretare. Buonasera, grazie di essere venuti a vedere il nostro film. Sì, è vero, sto girando a Napoli, però oggi non lavoro, perché sennò non mi avrebbero permesso di venire, chiaramente. Quindi ho approfittato del fatto, mi è sembrata una bellissima notizia che non lavoravo. Sei stata la prima persona che ho chiamato quando ho saputo che oggi non dovevo girare. Io devo dire che facevo questo lavoro per sentirmi dire da Valeria Comino che era la prima persona che sei tu, aveva chiamato. È vero, e poi la seconda è stata Laura, appena tu mi hai detto che sì, che facevo in tempo, per dirle che sarei stata qui. È un film a cui tengo molto, ed è effettivamente è vero quello che dici. Voi non avete ancora visto il film. È la storia di tre donne, di cui due adulte e una bambina, e una di queste tre sono io, cioè sono io, interpreto Tina, che è un personaggio effettivamente molto particolare per me, per qualsiasi attrice. È un personaggio molto complesso, molto insomma, che mi ha messo veramente in difficoltà. Ecco, mentre lo facevo, che mi ha turbato, con la quale ho avuto proprio Tina un rapporto molto proprio corpo a corpo per riuscire a volerle bene, e gliene voglio ormai, anche grazie a Laura, che ha saputo in qualche modo incanalare questo mio, appunto. Poi è difficile parlare di questa cosa perché non lo avete visto il film, però il motivo per cui ho voluto fare questo personaggio è proprio perché era un personaggio ostico in qualche modo, però anche così pieno d'amore, un personaggio così pieno d'amore, anche se poi lo trasmette in male, o insomma è un essere umano, ecco, un essere umano, quindi in quanto essere umano anche molto fragile, molto contraddittorio. Sì, anche se lei proprio, perché lei non è tanto contraddittoria. No, in effetti hai ragione. Lei se proprio non ha proprio è fin troppo coerente. Lei è proprio coerente, no, Laura? Un'evoluzione. Sì, tutti e tre i personaggi hanno un'evoluzione, no, nel film. Si rimette in discussione eventualmente, eventualmente, anche se è irremovibile per quasi tutto il film. Ecco, io queste, Tina è irremovibile nel suo amore. Che è una definizione meravigliosa, essere irremovibili nel proprio amore, credo che sia una delle cose più belle che si possa dire, anche se poi magari porta a quello che vediamo. Laura, una delle cose ci è capitato per caso, perché devo dire che io odio, e anche Michelangelo, odiamo il discorso delle quote, no? Cioè quando i festival si vantano di avere tante registe, noi ci vantiamo solo, almeno a nostro parere, che abbiamo tanti bei film.
Però è vero che continuano ad aumentare gli sguardi femminili. Quello che io apprezzo tantissimo da parte tua è il tuo essere dolcemente impietosa, cioè di non voler raccontare nulla di quello che uno si aspetta, ma molto di quello che è vero dentro la pancia, il cuore, la testa. E non so, vorrei farti una domanda molto personale. Immagino che ci sia anche una grande sofferenza nel raccontare questo tipo di storie, perché bisogna andare a fondo anche forse di se stessi. Sì, intanto grazie di quello che dici e anche in generale del discorso sul femminile, nel senso che poi appunto mi viene chiesto spesso e alla fine io quello che credo è che esistano bei film e brutti film al di là di chi c'è dietro. Sicuramente un immaginario femminile esiste poco e quindi sono ben felice di contribuire a, invece a crearlo. E nel crearlo quello che cerco di fare sì è di creare dei personaggi il più possibile veri, quindi non aver paura di mostrarli nelle loro bassezze come nelle loro esaltazioni, e l'esercizio è sempre quello di provare a seguirli con sincerità, nel senso una cosa appunto che avviene poi in scrittura anche, che a volte magari ci piacerebbe che quel personaggio facesse un determinato percorso per arrivare magari a una scena che ci piace tanto, ma quello che facciamo poi è sempre chiederci se effettivamente quel personaggio farebbe quella cosa lì, e se non è così rinunciamo e ricominciamo. Quindi il tentativo sì è di seguirli con sincerità, con fedeltà. Io mi attacco a questi personaggi in maniera molto fisica e sto con loro, e insomma anche il lavoro poi con le attrici è molto a braccetto, ecco, quindi c'è un grande attaccamento, e in questo attaccamento sì, esce fuori la gioia, il dolore ovviamente. Valeria, a proposito di questo lavoro, ci vuoi raccontare anche com'è andata con Alba? L'ho sentita fino a poche ore fa, addirittura ha provato a venire da Parigi, ha provato a mandare una... e questo però è il segnale, cioè la sofferenza del fatto che lei non ci fosse è il segnale di quanto abbiate tutte amato il film. E io devo essere sincero, da critico cinematografico, noi siamo abbastanza ottusi noi critici cinematografici, la vostra coppia mi colpiva, dicevo, chissà che alchimia si creerà, e si è creata un'alchimia molto particolare, molto fisica, fatta di sguardi, però molto diversa da quello che normalmente si vede. Ce la vuoi raccontare? Beh, forse anche perché Alba fa un ruolo bellissimo, è molto diverso dai ruoli che fa di solito. Io faccio un ruolo bellissimo, molto diverso da quelli che faccio di solito, e stiamo quasi facendo il contrario di quello che uno si immagina, poi non lo so. Sì, quel classico stereotipo del cinema che vuole sempre... In cui io sarei normalmente il ruolo di Alba e Alba sarebbe nel ruolo mio, quindi eravamo tutte e due un po' fuori dalle nostre acque, e in più fuori dalle nostre acque, nel senso eravamo in un'isola che conoscevamo poco, adesso un po' di più, però che effettivamente conoscevamo poco, e con dei personaggi molto diversi da quelli che siamo abituati a fare, ed era non era detto e nemmeno anche lei, secondo me, all'inizio, prima ancora che cominciassimo il film, insomma, l'ho vista ben preoccupata quando abbiamo cominciato a provare. Diciamo che ci siamo veramente viste, Alba e io, ci siamo veramente viste e aiutate, e anche ci siamo detto tutto quello che c'era da dirsi, e non abbiamo avuto i filtri che molto spesso ci sono quando lavori con altri attori, con gli attori professionisti, attori anche che hanno carisma, che hanno, come dire, successo, che anche quello vuol dire qualcosa quando hai a che fare con delle persone che hanno, come dire, che sono considerate delle, io sono, diciamo, crediamo di essere considerate delle brave attrici, per esempio, no? Questa è la nostra impressione. Allora c'è una formalità, anche
adesso dico forse formalità, sorta di timore reverenziale uno per l'altro, nel senso si può dire una cosa ma non se ne può dire un'altra, si possono fare i complimenti però guai a dire a un altro attore per esempio non ti credo, cioè quello che stai facendo non mi piace, è una cosa che non si fa, proprio non si fa nella convenzione. Un regista appunto serve anche a arginare, fare da filtro, da filtro, vai da Laura e dici questo... da me è fare da filtro, invece io lavoro proprio sul dolcemente togliere i filtri, quindi dolcemente impietosa è proprio. Mi stai dicendo che con Alba vi siete invece detto con questo Alba, non mi piace, non so perché, perché adesso se dovessi veramente raccontarvi, anche non voglio tediarvi con queste cose poi intime, di rapporti intimi, però la cosa bellissima, quasi un piccolo miracolo che è successo nel nostro rapporto personale è che dopo qualche giorno di prove abbiamo cominciato a dirsi e a dirci la verità. La verità, anche se la verità poteva essere in quel momento insomma, non scomoda, oppure senza voler mai essere sgarbate una con l'altra, anzi sempre con cerchiamo di trovarci, quindi ci siamo detti sempre la verità. E questa cosa per me era, ecco, me lo ricordo, me lo porto come un film in cui c'è stato anche questo, cioè un rapporto con un'attrice, con un altro attore che mi ha riempito di quella cosa, proprio dell'onestà, del cercare di arrivare a cercare di fare il film migliore che potevamo senza le convenzioni di cordialità reciproca, senza mai litigare, però sempre dicendoci la verità. Questa è stata veramente una bellissima cosa che ci ha unito. Beh, io devo dire che uno dei motivi per cui ti amo come persona e come attrice è proprio questo rifiutare le convenzioni da sempre. Trovo che sia un regalo prezioso in generale, umano e professionale. Laura, ti è mai venuto il dubbio che, diciamo, in qualche modo ha esplicitato Valeria, cioè di scegliere la strada più facile, in fondo, di dare a Valeria il personaggio di Alba e ad Alba il personaggio di Valeria, poi capirete perché, insomma. No, non mi è mai venuta, perché appunto poi in generale quando un attore o un'attrice ripete spesso qualcosa che ho già visto mi stanca, e credo sia molto difficile poi in quel territorio creare qualcosa appunto di stupefacente. E quindi no, non ci ho mai pensato, e mi divertiva molto l'idea invece di spronare, cioè a me diverte l'idea di spronare un attore su qualcosa, su un territorio che non ha mai calpestato, diciamo. E comunque rispetto al discorso di prima è una cosa che anche a me appartiene moltissimo, nel senso che io tendo un po' con tutti i miei reparti, ma soprattutto nel lavoro con le attrici, a non avere piedistalli ovviamente da parte di nessuno, però ecco, mi piace che siamo lì a lavorare, e uso sempre questa espressione, siamo un po' messi a nudo, no? ci spogliamo di questi filtri che spesso si usano nel cinema e che secondo me non portano poi, soprattutto per un tipo di cinema così, in cui serve una verità, ecco, non serve un impianto teatrale, ad esempio. E quindi insomma il lavoro era molto in questa direzione, ed è la cosa che amo di più, che anch'io provo a costruire con tutte le persone con cui lavoro. Riguardo alla regia ho una piccola curiosità, poi andiamo a vedere il film ovviamente, perché è una regia molto particolare, no? Ma a proposito delle location, l'ambientazione è fondamentale, Valeria parlava dell'isola, ma io proprio ho sentito anche la polvere, quelle due case che hanno insomma un significato profondo, sono quasi altri due protagonisti. E mi è sembrata anche una regia molto fisica anche nel seguire le attrici, è un'impressione giusta ed è stata forse più faticosa del... È un'impressione giusta, è una definizione che mi piace, e lavoro sulle location in maniera approfondita per un tempo lungo che corrisponde al tempo di scrittura del film, quindi vado da sola a fare questa immersione
e costruisco effettivamente poi il visivo del film. E poi credo che l'elemento della macchina da presa dia questa sensazione altrettanto fisica, nel senso che appunto poi le scene sono girate attraverso questi piani sequenza, che in questo caso rispetto a Vergine Giurata erano più complicati, proprio perché il film ha queste tre protagoniste, tre punti di vista, e quindi era una continua danza. Ci sono questi piani sequenza che hanno delle messe in scene abbastanza articolate, e tant'è vero che la montatrice, quando ha visto il materiale, ha detto vabbè, ma è già montato, perché internamente alle scene c'è come un montaggio. E quindi sì, è stato complicato, però anche lì è una forma di passione che ho, di divertimento, perché poi il piano sequenza è una sfida per tutti. E spesso appunto si arriva ad avere un piano sequenza in cui tutti gli elementi magicamente poi alla fine, no, vengono su, c'è un calore per cui provi, giri, e poi ce n'è uno che magari riesce fuori meglio. Voglio dire anch'io due cose, e lascio sempre a te questa parte tecnica, anche perché non saprei essere bravo come lo sei tu. Detto oggi proprio non è vero, sappiamo il valore di Boris, che da anni praticamente ho l'onore e il piacere di avere al mio fianco. Insomma, essere un folle e trovare un altro folle, insomma, non è tanto facile nella vita, insomma, io l'ho trovato che in Boris. No, mi piace il concetto femminile che abbiamo aperto questa sera già sopra al cocktail nel presentare la serata di questa sera, che qui ci sono due donne, che tra l'altro Valeria è la prima volta che viene qui al nostro festival, al Castello Aragonese. Tra l'altro siamo in questa chiesa barocca diroccata, che è la cattedrale del Castello Aragonese, dove Vittoria Colonna, una poetessa, anzi la poetessa del Cinquecento, qui aveva il suo cenacolo culturale. Pertanto siamo ancora di più onorati di averti qui, che Laura già oramai credo è al suo secondo o terzo appuntamento qui con noi, e pertanto mi fa molto piacere consegnarti il simbolo di questo festival, che è il Castello Aragonese. No, questo è per te, perché per Laura, in modo che ci puoi portare nel cuore, e con l'augurio di vederti anche in qualche altra edizione di questo festival, nostra ospite in giuria. Ce lo siamo già promessi, ce lo diciamo questa sera. Oppure con i suoi film da regista. Quando li farò. Va bene, adesso abbiamo un'altra piccola, sì, un altro piccolo obbligo a cui vi sottoponiamo. Noi abbiamo una Wall of Fame in cui prendiamo le orme dei nostri ospiti, e quindi ti chiediamo di porre la tua mano. Dovremmo avere anche per Laura, infatti, solo che non ce n'è entrato due. Sì, con un po' di forza, mi raccomando, perché... Certo. Portateci anche un tovagliolo, possibilmente. Faremo un muro, si chiama Wall of Fame, verrà decorato da un grande studio. Ceramica della fabbrica Mennella, che è la più antica fabbrica isolana, che produce anche questo, con la scritta Ischia Film Festival, con il tuo nome sotto, e andrà nell'albo insieme agli altri. Un muro che collocheremo ogni anno qui all'interno del festival. Sarà un'installazione qui al castello. Nel frattempo Laura, con grandissima professionalità, è andata e ha posto la sua orma. È meravigliosa, devo dire, l'impronta di Laura. Grazie a Laura Bispuri, grazie a Valeria Golino, figlia mia.